e direi che questa qua è una delle migliori scarpe sul mercato. Posso metterla nelle migliori tre scarpe sul mercato per fare i 10.000 perché. Ciao Andrea, poi io dico di solito che ci facciamo distrarre, ed è colpa mia, durante i video. Oggi c'è il coniglio, adesso lo inquadrerò tra qualche secondo, ma oggi vorrei che tu parlassi del confronto tra le Adidas Avanti chiodate da pista rispetto alle Dragonfly. Ma intanto stavo vedendo che sta cambiando sta facendo la muta il coniglio. Beh, intanto ti dirò, forse la Dragonfly, il colore, il primo che era uscito era quello che mi piaceva di più, ma quando sono usciti erano introvabili. Questo colore zarrissimo dell'Avanti 5 invece direi che ci sta benissimo. Ti raccontavo prima la storia, è stata forse la miglior chiodata sul mercato dopo l'uscita della Dragonfly, che credo anche un po' di fattore marketing, comunque l'utilizzo dello Zoom X che era il top di gamma di tutte le schiume. Questa Avanti diciamo che aveva i pro di essere una scarpa molto ammortizzata rispetto alle altre chiodate, perché aveva comunque un po' schiuma in abbondanza, e comunque era comoda come un calzino, era una vestibilità da calzino. Quindi chi non riusciva a trovare, è stato il periodo dell'anno scorso quando sono arrivate le Dragon, gennaio, febbraio, c'è stata una rincorsa alle Dragon che erano praticamente introvabili, e chi non le trovava andava su queste Avanti 5 perché erano le miglior chiodate dopo le Dragon. È stata un'idea così tanto geniale quella di portare un po' di schiuma dentro nelle chiodate e di renderle un pochino più comode. L'avevo sempre pensato, mai fatto, con questa scarpa c'erano arrivati, e se pensate alla nuova Avanti, quella del 2021, ancora più schiuma, cambiato anche i materiali, ma vabbè, la vedremo forse più avanti. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe e in che quali condizioni le utilizzeresti? Queste qua sono scarpe da mezzo fondo fondo, sono scarpe secondo me per noi amatori vanno benissimo, credo anche per degli atleti evoluti, perché comunque, ripeto, il problema grosso della pista adesso praticamente sono quasi vietate tutte le scarpe che non siano chiodate, hanno fatto un po' come il Green Pass, hanno sempre tolto scarpe normali fino ad arrivare che praticamente non ce ne sono. Anche le Takumi Sen e le Ren erano tra le uniche che si potevano utilizzare, adesso gli hanno fatto una zeppa tanta, quindi anche loro non si potranno più usare. Dicevo, è una scarpa molto morbida, e qui, cioè molto protettiva, e quindi va benissimo per gli atleti amatori, leggeri, ed è una scarpa anche per gli atleti evoluti, perché il grosso problema delle chiodate è che quando arrivi a metà gara, se non a tre quarti di gara, hai le gambe pesantissime e stanchissime perché senza ammortizzazione ti stanchi il doppio. Questa scarpa qua ha evitato quel problema, quindi anche a tre quarti di gara hai ancora un pochino di benzina nei muscoli. A livello di tomaia, cosa ne pensi? Sembra davvero molto morbida e comunque confortevole. Guarda, ti dico che confronto alla Dragonfly è un altro mondo. Questa è nettamente più comoda, molto più comoda da allacciare perché. La Dragon è davvero scomoda, devi allargare di brutto pre-gara e ci devi pensare prima. Invece questa qua ha il suo bel calzino, si inserisce facilmente, si stropiccia un po' qua la linguetta, ma basta che la tiri un attimo, ritorna a posto e poi sei pronto per andare in gara. Invece a livello di reattività, confrontala con le Dragonfly, cosa ne pensi? Le hai provate tutte e due? Cosa ne pensi? E guarda, ti dico, il problema grosso qua secondo me è un po' in avampiede che manca un po' di schiuma reattiva, e quindi rimangono un attimino meno reattive delle Dragon, sono protettive come le Dragon, ma un pochino meno reattive in avampiede per mancanza di schiuma.
direi che un altro almeno mezzo centimetro ce l'avrei messo. Per quali distanze le utilizzeresti? Fino ai 5.000 oppure le azzarderesti anche sui 10.000? Guarda Max, ormai è obbligata come scelta dai 1.500 ai 10.000 e direi che questa qua è una delle migliori scarpe sul mercato. Posso mettere nelle migliori tre scarpe sul mercato per fare i 10.000 perché ha comunque una buona ammortizzazione. Se andiamo poi a fare dei 10.000 in gare con piste buone, c'è già l'ammortizzazione della pista e comunque questo spessorino qua ci dà una gran mano. A livello di tallone abbiamo visto che è comunque confortevole, cosa ne pensi? Cos'è stato sto bip? Il tallone... È la mia GoPro che si è spenta? Guarda, ti dico, il tallone è bello imbottito, ripeto, secondo me è una scarpa da vero amatore che posso utilizzarla anche sulle gare più lunghe, quindi... E poi ti dico, c'è abbastanza schiuma che comunque protegge. A livello di calzata suggerisci stesso numero, mezzo numero in più e rispetto alla Dragonfly, che differenze hai notato? Guarda, ti dico, secondo me questa si potrebbe azzardare a prendere anche mezzo numero più piccola, però bisogna provarla, bisogna capire anche come vi piacciono le chiudate. Io forse questa l'avrei presa a mezzo, forse l'avrei presa a mezzo numero più piccola, oppure potrei sfruttare lo stesso numero e metterci un calzino un pochino più spugnoso per avere ancora un pochino più di protezione. Invece ti chiedo, per chi ha appena iniziato ad utilizzare le chiodate, perché come dicevi tu in pista ormai non si possono più usare le Vapor o comunque tutte le altre scarpe con fibra di carbonio, dal tuo punto di vista con queste scarpe si riesce a correre più velocemente oppure ci vuole tempo per abituarsi? Allora, ci vuole tempo per abituarsi, sicuramente ci vuole meno tempo per abituarsi rispetto ad altre scarpe. Il mio consiglio è di assolutamente provarle in pista per qualche lavoretto un po' lungo, quindi se devo fare dei 5.000 almeno devo fare delle ripetute di un volume di un 3-4 km, così posso capire dove mi porteranno dei problemi e soprattutto la zona del polpaccio un po' tutta si indurirà e quindi le proverei un 10 giorni prima della gara, magari due volte, tanto per su una pista morbida, così per capire, per abituare già i muscoli alla scarpa e per capire come funzionano le chiodate. E se dovessi avere un podista amatore che corre magari 5.000 in 18 minuti con le Vaporfly, con queste secondo te a che livello arriverebbe? Se ha fatto 18 con le Vapor difficilmente farà 18 con queste, soprattutto perché sono amatori, magari non abituati ad usare le chiodate, ma il grosso problema poi per gli amatori sono i training in gara, quindi rischiano di correre da soli in 18 o meglio di avere il compagno troppo avanti o troppo indietro. Non credo che una chiodata possa dare chissà quale boost a un amatore. Quest'avanti qua e le Dragonfly e l'Avanti 21 hanno dato un grosso boost invece a degli atleti un pochino più evoluti. Nell'ultimo periodo abbiamo visto anche Olimpiadi e tutti i meeting in giro che sono stati demoliti, tutti i record personali e anche qualche record del mondo è caduto con queste tra le Avanti e le Nike. Secondo te quali sono i pregi e i difetti di queste Avanti di Adidas? Ma guarda, ti dico, se togliessimo dal confronto le Dragon non hanno difetti, perché il pregio è comunque che gli hanno aggiunto un sacco di schiuma rispetto alle chiodate vecchio stampo. Sono molto comode come allacciatura e come vestibilità sul piede. Se ti devo dire il difetto, ma rispetto alle Avanti 21 e rispetto alle Dragonfly prima edizione, secondo me che gli manca un pochino di schiuma. Diciamo che sotto i 20 mm, 25 mm dovranno rimanere, quindi io li avrei sfruttati tutti. Ma adesso il problema è un problema di mercato, secondo me. Se avessero già fatto le scarpe 25 mm, poi non sapevano più cosa inventarsi. Quindi adesso piano piano hanno capito qual è il segreto, quindi adesso alzeranno sempre poco poco le scarpe con la schiuma e tra 2-3 anni avremo la scarpa perfetta per la pista. Ultima domanda, a chi suggerisci le Dragonfly e a chi suggerisci queste Avanti?
Fondamentalmente sono, te l'ho detto, sono due scarpe un po' simili, le Avanti 5 adesso hanno un prezzo molto basso, molto competitivo, io ho visto forse su internet 50-55 euro, quindi assolutamente a chi vuole provare le chiodate fare utilizzare le Avanti 5, invece ad agli atleti già di livello più alto li manderei direttamente sulle Dragonfly, che sono scarpe ormai quasi sempre introvabili, vanno a ruba appena escono, per di più Nike ha fatto un po' come le prime Vapor, praticamente introvabili, ne faceva uscire, le centellinava e venivano vendute praticamente in un amen. Non sono state annunciate durante la trimestrale uscita qualche giorno fa nuove scarpe, nuovi modelli, sappiamo però che testeremo ulteriori modelli Nike, pensiamo che nei prossimi giorni avremo a disposizione i nuovi modelli. Grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.